questa torta facilissima e velocissima da preparare, nonché senza burro, senza uova, senza farina, perché utilizzeremo quella della polenta, e quindi ideale per chi è intollerante al glutine, per chi non mangia le uova, e insomma, andiamo a vedere cosa ci serve. 500 ml di latte, che puoi sostituire per farlo diventare, per intolleranti al lattosio, con del latte vegetale, quindi di cocco, di soia, di riso, a cui andiamo ad aggiungere 200 ml di acqua, poi 170 g di polenta istantanea, 100 g di zucchero a velo, 250 g di ricotta, una bustina di lievito per dolci, 5 amaretti secchi che io non ce li ho e quindi li vado a sostituire con del pan grattato, e siccome gli amaretti sono fatti con le mandorle, con della granella di mandorle. In totale 100 g e 50 g anche di cioccolato fondente, minimo al 72%. All'interno di una pentola, preferibilmente antiaderente, questa non è antiaderente perché quella che dovevo utilizzare me la sono dimenticata in lavastoviglie e quindi è a lavare, di conseguenza mi devo accontentare di questa. Verso latte e acqua. Quando il latte e l'acqua bolliranno, aggiungiamo la polenta, la farina per la polenta, e diamo una mescolatina. Il bello di questa torta è che si prepara tutta in un solo posto e non vai a sporcare mille cose. Troppo forte. Cioè, una pensa che con la farina di polenta si possa fare solo e solamente appunto la polenta, ma si possono fare anche ricette dolci. Per i tempi di cottura, ovviamente attieniti alle istruzioni della confezione. Qui ci siamo, ma comunque si capisce quando è pronta perché tutto l'impasto diventa giallo. E fuori dal fuoco aggiungiamo la ricotta e mescoliamo. Si scioglierà istantaneamente. Come sta venendo bene! Che bellino che è! E poi è una torta anche light. Cioè, più di così che cosa si vuole dalla vita? Penso a nulla. Si prepara in pochissimo tempo, ce l'ha tutte. Cioè, Marco Bianchi, quando ha inventato questa ricetta, proprio un genio, un genio. Adesso andiamo ad inserire gli altri ingredienti: il lievito e ovviamente il cioccolato. Con il calore si scioglierà. Ed ecco pronto il nostro impasto, che adesso andiamo a trasferire all'interno di una tortiera del diametro di 20-22 cm rivestita di carta forno. Adesso livelliamo la superficie, cioè dimmi se non è bellino. E la cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per un'ora e mezza, poi naturalmente dipende dalla potenza del tuo elettrodomestico. Si capisce che è cotta quando sulla superficie si formano delle grinze e quindi l'impasto si asciuga completamente. La prova dello stecchino con questa torta non vale, perché l'interno del dolce rimane morbido. Ora lo andiamo a tagliare, così vediamo come si presenta all'interno. Quindi, come vedi, la parte superiore viene una specie di crosta, invece la parte interna rimane morbida e cremosa. È proprio questa la particolarità di questa torta. Vediamo quindi com'è. È un dolce molto molto particolare. Non ti aspettare di trovare un dolce quindi come gli altri, una torta come le altre, perché la consistenza è totalmente totalmente diversa. Sembra più che altro di mangiare un budino, però è veramente buona, quindi ti consiglio di provarla per gustare un sapore diverso.
Lo so, magari non è bellissima, non è una torta di alta pasticceria e sembra più che altro una frittata, ma calcola che è un dolce con ingredienti fuori dal comune. E poi, si sa, l'importante è il gusto.